O con Mosca o con l'Europa. Sono chiamati a fare una scelta di campo gli elettori moldavi che questa domenica si recano alle urne per il primo turno delle presidenziali. Il presidente in carica, il filorusso Igor Dodon, si presenta come indipendente e non pare intenzionato a cedere il potere. La principale sfidante, Maia Sandu, già lo accusa di brogli. Lo scenario che si profila nel piccolo paese schiacciato tra la Romania e l'Ucraina è di tipo bielorusso. La Moldavia è il paese più povero d'Europa, conta appena 3,5 milioni di abitanti e soffre di una corruzione endemica, oltre che di un sistema giudiziario inaffidabile. Il sistema giudiziario potrebbe influenzare i risultati delle elezioni. Ad esempio, fino ad oggi nel nostro sistema giudiziario non ho mai visto un solo caso di condanna per corruzione elettorale, nemmeno uno. La libertà di stampa, pressoché assente, è un altro problema del paese. Alina Radu, giornalista investigativa, punta il dito dritta sul presidente in carica. Se entri in una casa qualsiasi di un villaggio e accendi la TV, vedrai che ci sono dai 20 ai 40 canali provenienti dalla Russia, da Mosca, con tutta la propaganda. Troverai due o tre canali moldavi, per la maggior parte controllati dai politici e dal presidente Dodon. In corsa ci sono otto pretendenti per la carica di capo dello Stato. Se nessuno raggiungerà il 50% o più un voto, si andrà al ballottaggio.